all'esterno, uno dei promotori della prima ora della stramangiada, una stramangiada che è tornata per la gioia di tutti e vogliamo fare un primo bilancio. Siamo molto soddisfatti, la gente è arrivata, sono contenti, ci hanno fatto i complimenti e anche dal sottofondo che potete sentire la festa continua qui al Botul. Ecco, siamo al Botul, sono già le ore 20 e vediamo comunque ancora molta gente, è un segno positivo. Certamente è un segno che la gente ha voglia di divertirsi e da questo lato la pandemia ci ha dato una buona mano, perché la gente si vede proprio che ha voglia di divertirsi e stare in compagnia. Una festa, lo sappiamo, che è sostenuta anche da vari enti, da alcuni sponsor importanti. Certamente Valposchiavo Turismo ci sostiene fin dalla prima edizione e inoltre tutte le società che ci aiutano nei vari stand, che senza di loro naturalmente non sarebbe possibile fare la stramangiada, e anche importanti società ci danno un sostegno. Vogliamo forse gettare già un occhio al futuro o è una questione che poi fate dopo? No, adesso per 2 o 3 settimane o anche un mesetto stiamo tranquilli e poi dal mese di agosto cominceremo a pensare alla prossima stramangiada. Notate la data, 2 luglio 2023. Quindi siamo sicuri che si andrà avanti. Si andrà avanti, certo.